È furiosa e davvero provata Teresa Langella nella nuova puntata di Uomini e Donne. La tronista vive quasi un attacco di panico a causa delle mancate reazioni dei suoi corteggiatori. Mi sembra di non aver costruito niente in 3 mesi, ammette la tronista, che è arrabbiata soprattutto con Andrea Dal Corso. Tra i due si accende un duro battibecco. Teresa lo accusa di non essere vero e soprattutto non istintivo. Non è questa la persona che voglio al mio fianco. Tu pensi alla Lucina Rossa, ma se da qua dentro usciamo insieme? Poi che fai? La Langella è un fiume in piena e le lacrime non mancano. Alla fine ammette che di pancia eliminerei tutti tranne Pierpaolo, che è l'ultimo arrivato. Andrea non si alza, lo fa soltanto dopo le accuse di Gianni Sperti. Ma è davvero finita qui? Andrea Dal Corso protagonista della puntata. Andrea Dal Corso sarà grande protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne a causa dell'ennesimo scontro con la tronista Teresa Langella. Quest'ultima metterà alla prova lui e gli altri corteggiatori per capire se c'è del vero interesse nei suoi confronti. Per questo farà credere loro di non volerli portare in esterna per vedere se tenteranno di insistere per incontrarla ugualmente. Ma la reazione di Andrea, così come Antonio, Luca e Pierpaolo, sarà diversa da ciò che la cantante neomelodica si sarebbe aspettata. L'ex single di Temptation Island apparirà stizzito da questo rifiuto, affermando di considerare la Langella solo una ragazzina e di non voler neppure tornare in studio. Alla fine, però, Andrea in studio ci andrà anche se si troverà ad essere vittima delle pesanti accuse della tronista, convinta che lui non nutra del vero interesse nei suoi confronti. E la replica del corteggiatore non si farà attendere. Lo scontro con Teresa. Nella puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso verrà preso di mira da Teresa Langella, che lo accuserà di scarso interesse. Avrebbe dovuto cercarla dopo il test al quale lei lo ha sottoposto e invece lui ha trascorso la settimana commentando le foto delle modelle su Instagram e divertendosi insieme agli amici. La tronista racconterà di avere notato il suo post nel quale lui dichiarava di essere arrabbiato, ma avrebbe preferito che lui non si sfogasse sul web, anziché scrivere su Instagram avrebbe potuto andare a cercarla o contattarla attraverso la redazione. A quel punto Andrew affermerà che tale sfogo non si riferiva a lei ma ad un problema di lavoro. E se il problema è il suo scarso interesse, lei si sbaglia perché lui l'ha cercata anche se un paio di giorni dopo il rifiuto, la redazione confermerà tale precisazione, spiegando di essere stata contattata dopo 4 giorni. Ma queste parole non basteranno per placare la delusione di Teresa, in preda ad una vera e propria crisi di ansia e di pianto. L'eliminazione. Lo scontro tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella proseguirà con le accuse della tronista, arrabbiata per i like e i commenti che lei mette a delle modelle. A suo dire non c'è nessun bisogno di esprimere l'apprezzamento per tali ragazze considerando che lui la sta corteggiando. L'ex single di Temptation Island spiegherà che si tratta di ragazze della sua stessa agenzia e che ai like sono rivolti anche i colleghi, ma la sua spiegazione non basterà per placare la rabbia della tronista. Interverrà Mario, al quale Teresa mostrerà gli screen incriminati, che ammetterà di considerare eccessiva la reazione della napoletana pur comprendendo le ragioni della sua delusione.
Neppure l'opinionista crederà al vero interesse di Andrew, dato che lui all'inizio era sceso per Mara Fasone e solo in seguito aveva cambiato rotta. Alla fine sarà Maria De Filippi a riportare la questione all'ordine chiedendo a Teresa: "Ma a te piace? Perché allora fai così che ti convinci delle cose da sola? Non andare sulla difensiva solo perché hai paura di essere ferita". Una domanda che non basterà per tranquillizzare la tronista ed Andrea verrà eliminato. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.